Direi che non è dottoressa perché non ha finito, io onoris causa per questioni animaliste gli diamo la nostra ritorno. La dottoressa Carasei, che ci è scritta all'Accademia d'Arte di Urbino con indirizzo in scultura, ha seguito corsi esterni di mosaico, affresco, fotografia ci interessa in particolare, e sta sperimentando una tesi di laurea sulla microinfusione in osso di seppi, quindi sarebbe da tenerla qui e massacrarla di domande, però sentiamo la sua relazione. Grazie ancora a voi. Prego. Allora, mi sposto un po' perché sennò... Parli forte come quando, sì. Quando fa la movida in discoteca. Ah, va bene. Allora, io... Va bene. Qual è il tasto? Guardi, c'è un tasto, c'è un'arpia là in fondo nascosta che fa dei casini pazzeschi, si vendica. Ah, di fatto. È una gatta in regia. Allora, io ringrazio per l'invito di parlare qui a questo convegno, perché parlo di due cose che nella mia vita, cioè per me, sono molto importanti, che sono i gatti e l'arte. Mi piacerebbe iniziare, questo è il mio gattino, e mi piacerebbe iniziare parlando, cioè tirando fuori una frase dello scrittore Oliver Gifford, che dice che osservare il gatto è un po' come assistere alla realizzazione di un'opera d'arte. E questo perché secondo me l'essere umano e il gatto sono stati sempre collegati dalle prime testimonianze d'arte, appunto, che ci vengono dalla cultura egizia. Era strettamente collegata alla religione, infatti queste sono delle statuine della dea Bastet, qui completamente in figura felina, che venivano posizionate al di sotto dei sedili dove sedevano appunto le figure femminili più importanti della famiglia faraonica. Questa dea appunto protegge la fertilità, la femminilità e la maternità. Quindi era una figura completamente femminile, per questo secondo me c'è anche, come ha già detto la relatrice prima di me, una stretta simbiosi appunto fra la figura femminile e il gatto. E altra rappresentazione della dea era questa appunto, con il corpo da donna e la testa da gatto, e la particolarità qui si trova nella mano sinistra, che è un amuleto che sta a rappresentare il dio sole, e che appunto porta alla dea dei forti poteri magici, perché il gatto diventa una figura divinatoria per appunto gli egizi, proprio perché ha questa sembianza misteriosa, affascinante, e quindi poteva magari incarnare appunto questo ruolo di protettrice magica. Un'altra figura egizia però è maschile e è il gatto di Eliopoli. Il gatto di Eliopoli è il gatto che, secondo leggenda, proteggeva la città del sole, e quindi all'interno della città del sole si trovava appunto questo albero della vita eterna. Quindi il gatto ha sempre fatto parte della vita dell'essere umano e quindi sia della vita che dell'arte, perché l'arte è una sorta di linguaggio della vita e della società. Infatti, come il gatto era molto amato durante il periodo egizio, invece era molto odiato nel Medioevo, perché appunto questa natura molto indipendente del gatto e libera spaventava comunque la Chiesa, che era molto severa durante il Medioevo. Infatti anche l'agire di notte del gatto era simbolo di malvagità secondo la Chiesa. Infatti in questa rappresentazione vediamo il gatto che assume proprio delle movenze umane, cioè si muove nella notte e si comporta appunto come un essere umano, e questo spaventava tal punto che per sviare il problema dell'analfabetizzazione durante il Medioevo si scolpivano delle figure appunto malefiche nelle facciate delle chiese per appunto invitare i fedeli a seguire una retta via, e queste figure spesso erano rappresentate da gatti o con una sola testa o con due o più teste. Solo dopo il Rinascimento appunto si avrà un ritorno del gatto come animale amato,
Infatti il primo a parlare del gatto sarà Leonardo da Vinci, definendolo appunto un capolavoro della natura, e lo inserisce anche in tutti i suoi studi scientifici. Questi studi che fa ovviamente per poi creare le sue opere, opere in cui vediamo il gatto che rientra perfettamente nella composizione, come qui nella Vergine del Gatto. E successivamente il gatto appunto entra completamente nella panoramica domestica delle composizioni artistiche, come vediamo in queste due rappresentazioni della Madonna della Gatta. Sono due versioni diverse, una di Giulio Romano e una del Barocci. La prima versione di Giulio Romano vediamo una scena che ci appare molto distante da noi, perché noi siamo degli spettatori passivi della scena, e in realtà l'unica figura che guarda verso di noi e che quindi ci include nella scena è proprio il gatto in fondo, che ha questo sguardo un po' incuriosito da noi, come se ci stesse chiedendo cosa stiamo facendo noi, perché stiamo osservando una scena sacra, perché comunque è sempre un tema religioso. Nella seconda versione della Madonna della Gatta del Barocci invece la gatta è completamente diversa, perché è protagonista assoluta della scena. Lei si trova al centro e viene coccolata da tutti i membri della famiglia, e non è impaurita appunto dal rapporto che c'è con l'essere umano, e quindi è proprio un aspetto che ha il gatto, no? Che quando si integra completamente nella famiglia non ha il timore dell'essere umano. Cosa che invece non succede in questo altro quadro rinascimentale, che è l'Annunciazione di Lorenzo Lotto. E qui vediamo una scena che si svolge in modo velocissimo ma allo stesso tempo bloccato in un fotogramma, cioè sta arrivando l'arcangelo che annuncia a Maria di questa gravidanza, e in tutto questo trambusto l'unica cosa che attrae la nostra attenzione visiva è il gatto che sta fuggendo. Alcune versioni dicono che il gatto sia la figura demoniaca, quindi il peccato che, vedendo l'arrivo dell'angelo, dell'arcangelo, scappa. Secondo me in realtà l'artista, e secondo anche altre versioni, non soltanto il mio modesto parere, il gatto è solamente una figura dinamica, quindi l'altra figura dinamica che fa parte della composizione. Come era molto veloce la scena dell'Annunciazione, qui invece vediamo un tempo molto rallentato, cioè qui è l'Olimpia, siamo nel 1863, quindi in pieno impressionismo, e questo è Manet. Allora, Manet ritrae questa donna nuda, intenta nei suoi rituali quotidiani, e qui la figura del gatto non è molto visibile, infatti ho messo un'immagine ingrandita e schiarita perché è in fondo al letto, che è una postazione che solitamente fino a questo quadro era stata sempre presa dal cane, come vediamo nella Venere di Urbino di Tiziano. Però il gatto qui non è molto visibile e soprattutto ha un atteggiamento molto più... Eccolo, e è qui il gatto, e l'atteggiamento del gatto ovviamente è molto diverso da quello del cane, cioè il cane non si preoccupa della scena che si sta svolgendo intorno perché dorme, invece il gatto è sveglio e vigile, quindi con questi occhi spalancati e questa schiena inarcata come se si fosse appena alzato praticamente. E qui c'è il cane che dorme invece, quindi già si capisce l'atteggiamento diverso verso anche magari un tema, cioè il tema diventa più introspettivo con il gatto. E si avvicina ancora di più all'essere umano il gatto con l'inizio del Novecento, perché si indaga la psiche umana, e come ci racconta appunto Chagall in questo famoso quadro Parigi dalla finestra, una psiche tormentata, infatti il gatto è questa figura qui, con corpo da gatto e viso da umano, e ha un volto di una malinconia quasi, cioè umana, quindi un sentimento vero, e lui definisce il suo stesso quadro, cioè questo personaggio la definisce una
una creatura mitologica contemporanea, quindi che lui mischia insieme i sentimenti dell'essere umano all'indipendenza del gatto. Invece Goya, un altro artista molto importante, simbolista, ci tiene a rappresentare al 100% direi l'aggressività del gatto e quindi la natura completamente animalista del gatto senza influenze umane. E qui vediamo appunto questi due gatti che litigano, quindi sono intenti in una lotta e possiamo quasi tipo sentirli soffiare per quanto è meravigliosa la resa pittorica. Altro artista che se ne è occupato di rappresentare appunto l'aggressività del gatto è Pablo Picasso. Allora, gli artisti che io ho portato sono tutti appassionatissimi di gatti, cioè tutti hanno sempre vissuto con una marea di gatti dentro casa e dentro gli studi, quindi hanno sempre fatto parte della loro vita, proprio perché l'animo dell'artista è molto misterioso e tormentato e è un po' anche quello del gatto, cioè il gatto in realtà non si ferma mai. È un po' una cosa, è una caratteristica che loro ritrovano molto in comune. E allo stesso tempo gli artisti non capiranno mai completamente il gatto, come il gatto non capirà mai completamente gli artisti, probabilmente. E infatti la figura di Matisse, l'espressionista Fauve, lui ha ripreso una scena del suo gatto mentre gioca con questi pesci rossi, cioè il gatto è completamente protagonista da lì in poi e viene rappresentato appunto con questi colori sgargianti proprio a simboleggiare l'energia che porta anche all'interno della casa, come se si diffondesse questo giallo all'interno della rappresentazione. Un artista che io adoro è Frida Kahlo. E donna molto, molto importante per la storia dell'arte e la storia in generale, secondo me. E lei è stata sempre tormentata nella sua vita e sicuramente è stata anche molto triste. Infatti questo è uno dei suoi quadri più tristi in realtà e utilizza proprio la figura del gatto nero, in questo caso, che sta dietro la spalla sinistra con questo sguardo minaccioso e lo utilizza come animale simbolico, cioè per lei in questo tipo di quadro il gatto rappresenta l'amore sfortunato e la morte, che sono due cose che purtroppo hanno sempre, che l'artista purtroppo si è sempre portata dietro nella sua vita, l'hanno sempre tormentata. Da lì, altro amante dei gatti. Il più bello gatto. Altro amante dei gatti, lui più che altro ha tormentato dei poveri gatti, perché con quest'opera, allora questo è uno scatto fotografico che per trovare lo scatto preciso in realtà sono volute 6 ore e 14 aiutanti insomma per trovare lo scatto perfetto. La maggior parte delle cose sono state lanciate in aria, tra cui anche i poveri felini. Quindi sono stati lanciati in aria allo stesso tempo con le sedie, il cavalletto, la tela e lui stesso. Ovviamente lui ha precisato che ai gatti non è successo niente, erano molto felici, e quindi non è successo niente ai gatti, però ovviamente lui l'ha fatto per una ricerca surrealista, perché lui era un artista surrealista. E allora ci tengo a concludere la presentazione con un'altra frase sempre dello scrittore Oliver Gifford, che dice che il gatto è come un leone pigmeo che ama i topi, odia i cani e si crede superiore all'essere umano. Quindi secondo me è... Allora, io direi che a questo punto, visto che abbiamo avuto la fortuna di relatori molto interessanti, ma anche parsimoniosi del tempo, cioè non hanno forato. Io avevo paura del collega universitario, perché quando all'universitario gli mettiamo un microfono davanti, le ore passano. Però coglierei questo tempo che abbiamo ancora un po' per stare insieme a fare delle domande ai relatori. Quindi io li chiamerei un attimo qua. Voi alzate la mano, poi vi passiamo il, tra virgolette, microfono e vediamo se c'è qualche curiosità che possiamo appagare insieme. Mary? Dai, venite un attimo e sentiamo i nostri amici che ci hanno ascoltato. Se può, faccio andare il microfono, giro loro e poi se lo passano.
Allora, chi è che alza la mano per primo? Eccola, è una, e poi prenda pure il microfono, signora, signorina. Manuela dell'Associazione Amici Animali di Osimo. Bene. Io volevo fare una domanda, non so se al dottor McKerry o Maria Chiara Catalani, perché ultimamente in Osimo sono stati siamo stati chiamati dall'amministrazione comunale per un episodio di quello che si chiama animal hoarding, che è sempre più presente spesso in molti casi, cioè di persone che accumulano animali e specialmente gatti, che loro si ritengono, cioè più che altro donne, si ritengono amanti degli animali e li prelevano dappertutto, anche animali privati, e poi se li mettono, si richiudono in appartamenti in condizioni disastrose. Io sono stata presente perché ero presente e no, era veramente una cosa assurda, 30 gatti dentro un appartamento di 50 metri quadri con sporcizia, deiezioni, qui questa persona viveva normalmente con chiaramente i vicini che protestavano, continuano, insomma, potete immaginare che situazioni, chiaramente sterilizzazioni no, perché contro natura, quindi gatti morti, gatti e mi sono andata un po' a leggere in giro, insomma, questo tipo di patologia, perché poi è proprio una malattia, che però riguarda, da quello che vedo, principalmente per quanto gli animali, i gatti. Quindi lo so, volevo qualche informazione, anche perché poi per affrontare e per risolvere questo tipo di situazione eravamo tutti abbastanza impreparati. Quindi la domanda è cosa possiamo fare per evitare queste situazioni? Sì, e anche capito come approcciarsi per risolvere, perché adesso, come diceva prima, cioè tutto per quanto riguarda il discorso dell'organizzazione, sì, l'amministrazione comunale ci ha dato una mano, però tutto sulle spalle dei volontari. Sentiamo cosa possono dire. Grazie. Chi risponde? Sono delle patologie psichiatriche che probabilmente perché il cane e non il, cioè, scusa, perché il gatto e non il cane, ad esempio, io penso proprio sia una questione logistica, cioè è più facile prelevare anche dal territorio gatti di proprietà che non cani. Anche la gestibilità dell'approccio a un gatto può essere più semplice, credo che sia, probabilmente è una valutazione anche molto sommaria, perché immagino che ci siano dietro anche altre dinamiche proprio psicologiche che fanno prediligere il gatto rispetto al cane. Sicuramente, cioè, sul cosa si può fare, dal mio punto di vista, l'unico, per quello che riguarda il mio settore, diciamo così, di lavoro, ci sono moltissime basi per dimostrare un maltrattamento nella condivisione di uno spazio così ridotto per un gran numero di gatti. Quindi c'è un estremo, diciamo, di più che legge, scientifico, che può essere di supporto al sequestro, confisca, eccetera. Dal mio punto di vista, sì, poi sicuramente, adesso passo la parola al professor McKerry, c'è altrettanto da un punto di vista di igiene. Sì, io devo dire una cosa, una quindicina di anni fa è morta una nostra collega del dipartimento, e quando è morta sono stati trovati a casa sua, lei aveva una casa in campagna, ma li teneva chiusi, esattamente come sta riferendo lei, 76 gatti. Poi c'erano anche altri animali fuori, e questi animali, tra l'altro ci siamo accorti che lei fosse morta dopo 3 giorni, perché era una persona, vabbè, insomma, tutta una serie di cose, aveva dei problemi, lo sapevamo, eccetera eccetera. Che cosa si può fare? Certo, se uno vive in campagna, ha una casa per conto suo, è un pochino più complicata la faccenda, ma in un condominio oggi la segnalazione gli enti preposti, che possono essere ASL, possono essere polizia municipale, appena compare un odore che è eccessivamente fastidioso, si interviene prendendo poi in affido questi animali, vengono tolti dalla persona, anche per motivi non solo igienici nei confronti dell'uomo, ma anche interspecie, intraspecie, cioè
anche fra loro, perché poi questi animali non vengono mai vaccinati, trattati, sono abbandonati a loro stessi. Quindi ci sono oggi delle condizioni che possono facilitare l'intervento, ma sono sempre situazioni patologiche dell'uomo sapiens. Ecco. Grazie. Un'altra mano alzata? Prego. Salve, Daniele Pierpaolo, lavoro per il servizio veterinario, sono medico veterinario. In merito a questa situazione, ma in generale a tutto l'approccio che oggi c'è stato molto al gatto che vive in casa, esclusivamente in casa, anche con la collega, nonché amica che ha definito per ovvi motivi, cioè ha usato il termine per ovvi motivi, laddove ci sono problemi appunto di sicurezza, lasciarlo uscire. La butto là, quanto possiamo sostenere che ci sia il rispetto della natura del felino fino in fondo nel tenerlo in un ambiente per quanto arricchito, per quanto affetto, amore, attività e garanzia di quello che noi possiamo fornire nell'ambiente chiuso, riusciamo insomma a conciliarlo con la sua natura. E la dimostrazione, i gatti di cui parlava la signora Manuela, io ce l'ho avuto sotto le mani proprio tecnicamente, per le sterilizzazioni. La differenza notevole tra loro e gatti abbandonati a se stessi da una vita ma in ambiente aperto, cioè uno era la salute, uno era la malattia, perché non è soltanto la necessità del cibo, della protezione, no? Insomma, dell'attenzione umana, quello di cui ha bisogno il felino, ma di una cosa che in città diventa veramente, per quanto ci sono sempre stati, la realtà dei gatti del Colosseo e tutto quello che è stato detto oggi, però riflettiamo. Grazie. Grazie Tania per questa domanda, che qua dentro potrebbe essere rischiosa nella risposta, però è importante, sono d'accordo con te. La risposta è abbastanza, si può facilmente intuire con un pochino di oggettività, diciamo così. Poco, la natura felina, l'etogramma felino dentro un appartamento arricchito, eccetera, è rispettata poco, molto poco. Perché e non a caso il lavoro del veterinario comportamentalista con i gatti è sempre a mettere pezze su problemi che derivano dal contenimento all'interno di uno spazio fisico delimitato. Quindi diciamo che l'adozione in appartamento di un gatto è purtroppo è permeata da una buona dose di egoismo da parte nostra. A noi piace molto vivere con i gatti, li vogliamo proteggere da una morte prematura, quindi incidenti, macchine, eccetera, ovviamente, ma per farlo a volte dimentichiamo o tralasciamo che li stiamo sì proteggendo, ma gli stiamo facendo vivere una vita con tante limitazioni, ma tante. Io ho iniziato il mio racconto, diciamo così, la mia rappresentazione dicendovi i miei gatti, so bene che pochi vivono in una condizione ambientale analoga alla mia, perché noi abbiamo comprato una casa in mezzo al nulla, dove non ci sono, insomma, veramente pochi pericoli. Gli unici pericoli, quando erano ancora piccoli i gatti, potevano essere gli animali selvatici, le volpi, eccetera, e sono stati preservati nella notte finché non sono cresciuti abbastanza da cavarsela, quando abbiamo capito che avevano paura anche delle gazze che passavano troppo basse, ok, sono in grado di cavarsela anche eventualmente da questo. Quindi sono poche le situazioni in cui si possono gestire così i gatti, però dobbiamo essere oggettivi. Quanto un gatto in appartamento è felice? Pochi gatti sono, ecco, diciamo così, pochi gatti sono felici in appartamento. Gli altri s'adattano. Non pochi
non si adattano, nel senso che manifestano comunque il loro malessere in differenti maniere. Sono dispettosi perché fanno la pipì sul divano? No. Manifestano un comportamento fisiologico in una situazione domestica che diventa chiaramente problematico per noi, per la loro gestione, ma che in realtà è sintomo di un malessere. Cosa possiamo fare? Non prendiamo più gatti? No, è evidente, non lo faremo mai, e poi comunque sarebbe anche forse per noi un peccato, però magari quantomeno cercare di scegliere l'adozione di gatti che sono nati in una situazione simile a quella in cui noi li porteremo, perché prendere un gattino, gattino quindi piccolo, da una colonia felina dove vive in mezzo magari a gatti adulti poco socializzati con le persone, e salvarlo, ci metto 7-8 virgolette per parte, portandoselo in casa, non gli stiamo facendo un gran favore. Allora piuttosto prendiamo un gattino che è nato in una situazione un pochino più promiscua con l'uomo, e quindi in cui conosca i piaceri anche della convivenza con le persone. Allora in quel caso sicuramente ci facciamo un regalo e gli facciamo un regalo. Gatti, diciamo, semi selvatici in casa, insomma, è molto molto difficile farli stare veramente bene, bene intendo a livello proprio anche di rispetto dell'etogramma. Lo so che sto dicendo delle cose fastidiose per chi è, diciamo, sul campo, no? Sul territorio, dice: caspita, ma ci sono dei gattini lì, su una colonia, vicino a una strada, rischiano la vita tutti i giorni, lo so. Gli occhi malati, perché no. Allora, sì, la cura è un'altra cosa, non sto dicendo che non vanno curati, ci mancherebbe altro. Però ecco, prendere quei gattini, curarli e reimmetterli in un territorio sicuro o nel loro territorio, al di là del fatto che per legge così andrebbe fatto, è una cosa assolutamente che tutti condividiamo. Prendere un gattino malato e non socializzato con le persone, che non conosce gli ambienti chiusi, curarlo e affidarlo a una famiglia, magari con i bambini che aspettano un gattino amorevole e che gli cava, insomma, diciamo, 3 etti di pelle al giorno perché non è abituato al contatto con le persone, ecco, questo non è un favore per nessuno. Dovremmo essere quanto più possibile moderati in questo, ecco, e informati. Potrei rileggere quello che dicevo all'inizio. Prego, 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 cosa va? All'inizio avevo accennato a questo passaggio della nostra legge 10, no? Che con tante pecche, però c'è questo articolo 14 che mi piace leggerlo adesso, il comma 1: la regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà, punto. È vietata a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat. Quindi parliamo della colonia felina, evidentemente. E quindi anche quelli che arrivano alla nostra casa, la butto là una provocazione, ma come con i figli, quando arrivano all'adolescenza, in questo modo li invitiamo, penso che un animale come un gatto potrebbe essere, no, effettivamente, adesso un entro fuori, poi insomma, il bene dell'animale, anche questo sta bene, anche poterlo lasciare. Poi non c'entra nulla, ma era una curiosità che volevo dire a Maria Chiara. Ho visto per del tempo, proprio dalla mia abitazione, un bambino che si divertiva perché dal quarto piano lanciava giù dell'acqua al gatto che stava sotto. Questo gatto, prima che l'acqua arrivasse, sistematicamente prima, percepiva e quindi si allontanava. Cioè, che tipo di recettori ha un gatto per avvertire? Poi comunque insomma, è un grave che va giù velocemente, però non veniva mai bagnato perché istantaneamente questo gatto avvertiva questa presenza di un qualcosa e scappava. Sopprimere il bambino. No, scusate, una piccola considerazione su quello che avete detto a proposito della vita all'interno di appartamenti o all'esterno. Dentro un appartamento non ci vive bene nessuno, nemmeno l'uomo. No, perché? La prima consiglia dall'altro, ma figuriamoci gli animali. Però attenzione, perché qui la pensiamo quasi tutti così. Provate a parlare con altre persone, perché ci sono persone che dicono: anche se siete in campagna, i gatti per favore li tenete in casa, perché i gatti escono e distruggono tutto quello di vivo che c'è intorno.
perché dicono quella parte che è fuori della tua abitazione non è né tua né del tuo gatto, ma è anche la mia, non è soltanto tua e del tuo gatto, ma è anche la mia, e lui uscendo fa quello che fa un cacciatore. Allora capire che il nostro mondo, la nostra società è molto complessa, non possiamo risolverlo sta bene o sta male dentro la casa, dobbiamo trovare il punto di equilibrio di alcune situazioni, perché altrimenti scoppiano le guerre civili su queste cose. Deve stingersi l'uomo. C'è una domanda al nostro amico. Si qualifichi. Grazie, sono quello di Federico. Anch'io, allora, senza dubbio, nome, cognome, Emilio Scarponi, chiedo scusa, confermo tutto questo. Quotidianamente riceviamo segnalazioni di persone che dicono: ah, ci sono i gatti, fanno la pipì, sono i gatti e tutto il resto. C'è sempre questo contrasto nella gestione soprattutto delle colonie feline o pseudo colonie feline che ancora non sono state regolamentate nel giusto modo. No, io facevo riferimento alla signora per quanto riguarda il problema di questi accumulatori, questo problema familiare logicamente. Noi abbiamo vissuto direttamente a San Benedetto o in comune limitrofo più esperienze del genere. Addirittura abbiamo la gestione di una colonia, di una oasi felina, proprio coordinata da un giudice che ha condannato la persona nel detenere 25 gatti in un appartamento in condizioni assurde. Questa esperienza ci ha portato direttamente a vivere questa situazione, anche insieme con la dottoressa Sorcinelli di Link Italia, che segue dei problemi molto gravi di relazioni, quindi anche le cause che possono, diciamo, le persone che creano trattamenti diretti sugli animali, poi in futuro, certamente con una certezza scientifica, causeranno problemi alle persone. E questi, diciamo, questi accumulatori seriali logicamente non fanno parte di quell'attività violenta, loro vivono in un loro mondo ed è difficilissimo, e questa è la risposta, trovare un accumulatore seriale. È veramente difficile. Solo l'attenzione, ecco, l'odore, la pipì che esce, addirittura nel nostro caso usciva dal balcone, colava, tutti questi piccoli qua mi colavano. E questa esperienza però il comune nella prima fase degli anni precedenti aveva gestito la cosa in modo buonistico. Quindi richiamando la persona, come in tutti i casi, in modo buonistico aveva interpellato, esatto. Si ripeteranno certamente. Questa persona, gli hanno preso i gatti, gliel'hanno fatti adottare da altre persone, senza cattiveria e senza anche, diciamo, ignoranza nel vero senso della parola, cioè con l'ignoranza di non conoscere. Quindi l'assessorato ai servizi sociali ha fatto adottare questi gatti. Queste persone puntualmente dopo 2 anni si sono ritrovate nella stessa condizione. A quel punto siamo intervenuti noi, è intervenuta la forestale, vigile fuori, hanno dovuto sfondare la porta, cioè giudice, tutta una cosa molto pomposa, ma abbiamo trovato... Perché sarà un problema igienico-sanitario? Igienico-sanitario perché, ripeto, volavano liquami dal balcone, le persone vivevano con un odore assurdo. E quello è il primo segnale. Il giudice li ha condannati nel penale e tutto il resto, i gatti adesso sono seguiti da noi in quest'oasi, ma il messaggio e la risposta è che non c'è possibilità. L'accumulatore seriale è una persona silente che vive nel suo mondo ed è difficilissimo scoprirlo. Solo l'attenzione, la conoscenza del territorio, la relazione con le persone ci può aiutare nel gestire questa cosa. E bisognerà essere diretti, violenti nel senso buono della parola, di non essere buonisti, perché quella persona appena gli togli i gatti ne riprenderà certamente altri, e anche di più. Questa è una risposta scientifica, certo. Grazie. Molte grazie. C'è qualcuno? Lei? No. Qualcun altro? Io vorrei fare una domanda alla dottoressa. Prego. Così sentono tutti, perché penso che sia giusto così. Riguardo al discorso, ecco, dei gatti appartamento, spesso noi ci chiamano delle persone che dicono: voglio prendere il secondo gatto perché vedo che il mio gatto è triste, si annoia, noi non ci siamo mai, almeno c'è una compagnia. E fino a che
cioè quando si tratta, se il primo gatto è giovane generalmente ha, però un gatto di 10 anni, o è vero che magari dipende da caso, che non ha mai vissuto con un altro gatto, fino a che punto è un beneficio inserire un altro gatto in casa e non uno stress? 9 volte su 10 il gatto residente, il gattino fa letteralmente schifo, scusate se devo interrompere, ma è più, come dire, diretto, perché non è quella la soluzione se il gatto appare annoiato, triste, depresso, perché comunque anche loro hanno questi problemi. Quindi io quando arrivo a sconsigliarlo, nel senso quando arrivo prima e mi dicono ma vedo il gatto che sta che dice in terra, no. Allora, il consiglio più secondo me utile è quando c'è la possibilità di farlo, quindi una persona che decide di adottare un gattino, consigliare l'adozione di una coppia di gattini, questo sì, perché se i gatti crescono insieme, maschi e femmine è differente, se sono due maschi e due femmine, un maschio è differente, però crescere insieme può essere, può portare a una convivenza pacifica, non necessariamente, e questo dimostra quello che dicevamo prima, non necessariamente i gatti una volta diventati adulti condivideranno chissà quante cose nella loro giornata, potrebbero anche tranquillamente continuare nella loro vita, che ognuno sta in una stanza e l'altro dorme nell'altra, si incrociano ogni tanto, si strusciano un pochino per marcarsi e poi ognuno torna a fare le sue cose dentro quell'ambiente. Quindi no, non è una soluzione assolutamente, quasi sempre, 9 volte, forse anche 9 e mezzo su 10, crea enormi problemi al gatto residente e al gatto che viene inserito. Quindi io lo sconsiglio, anche se, sono due adulti, peggio mi sento se viene inserito un adulto dove è già presente un adulto. È quasi matematico che si affetteranno nel giro di poco tempo. Due gattini è differente, può essere, diciamo, l'unica cosa, ecco, se so che trascorro molte ore al giorno fuori casa e voglio prendere un gattino, considerando che il gattino da solo sta male tante ore al giorno, posso decidere di prenderne due, oppure nessuno, perché nessuno ci obbliga ad adottarli se non abbiamo le condizioni per farlo. Faccio una domanda io che mi sta un po' a cuore, perché io sono troppo legato alla scienza e vorrei che la natura non fosse tanto inquinata dalla presenza del bipede eretto che si definisce sapiens. La sterilizzazione produce effetti fisiologici, ormonali, eccetera, e comportamentali? Allora, su questo io passo direttamente la parola a Elena, perché ha fatto uno studio molto interessante su questa cosa, ci può dire veramente. È vero. Allora, sul gatto in realtà, come spesso accade nelle scienze veterinarie, è un pochino più indietro rispetto al cane. Cioè, gli studi sono un pochino arretrati rispetto agli effetti comportamentali della sterilizzazione nel gatto rispetto a quelli che ci sono nel cane, anche fisiologici, effetti fisiologici. Comunque, in linea generale, per quello che adesso ci è dato a sapere, la sterilizzazione nel gatto, anche precoce, non produce effetti medici negativi, clinici sì, né effetti comportamentali negativi. Mentre nel cane ci sono studi un pochino più avanzati e che ci dicono esattamente il contrario, quindi la sterilizzazione precoce deve essere evitata, eccetera. In generale, in linea generale, si consiglia di sterilizzare gatte e gatti quando hanno raggiunto, diciamo, 5, 6, 7 mesi, dove lo sviluppo corporeo è un pochino avanzato, anche se per esempio negli Stati Uniti sterilizzano anche molto presto, ci sono, sterilizzano addirittura arrivano a sterilizzare a 2 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi. In Italia questa pratica viene utilizzata dagli allevatori, perché quando viene venduto un gatto di razza, iscritto, eccetera, si vende, diciamo, con due formule contrattuali differenti. Come riproduttore ha costi altissimi, possiamo, gatti che vengono anche 2.000,
3.000 euro, 4.000 euro come riproduttore, come non riproduttore ha un costo decisamente più contenuto, per cui per evitare che Tizio acquisti non riproduttore garantendo quello che vogliamo per iscritto, li sterilizzano prima di affidarli, e siccome i gatti di razza di allevamento vengono affidati a 80 giorni, non prima degli 80 giorni, fanno la sterilizzazione precoce. Comunque in generale sembra che non ci siano particolari conseguenze a livello clinico, gatta, e non ce ne sono anche a livello comportamentale. Ripara, ripara, alla fine non hanno problemi. Non hanno problemi, gatte che non partoriscono mai non hanno assolutamente problemi a livello proprio, diciamo, emotivo e di equilibrio, no, assolutamente. I gatti maschi, poverini per loro, mi dispiace, ma purtroppo sono quelli dove matematicamente se vivono in casa vengono castrati, perché le marcature effettivamente sono un problema importante. Il nostro l'ha perso in realtà per colpa della femmina che aveva marcato, io pensavo fosse stato lui, tanto tesoro mio, no, guarda, non si può, subito, immediatamente. Quindi quando sentiamo parlare un maschietto con qualche problema così, diciamo, ah, le voci bianche, abbiamo il miau bianco. Esatto. Vabbè. Altre domande? Prego, prego, prego.